Fanno deve prima chiudere la porta del governo nel quale fa il ministro e poi forse potremmo cominciare a parlare insieme, ma solo dopo. Parisi è uno dei candidati ad essere il leader del centrodestra. Come ho detto prima, non è che le candidature dei leader nascono all'improvviso, sono candidature che si consolidano nella ricerca del consenso. Uno ha tutta la legittimità per presentarsi come leader del centrodestra, non c'è solamente lui, quando ci saranno delle regole per la scelta della leadership si presenterà anche Parisi. In Parlamento si inizia a discutere della legge sulla cannabis, Forza Italia che cosa farà? È fortemente contraria. Quanto tempo credete di avere per scegliere il leader però? Se si andasse alle elezioni il prossimo anno non ce n'è tanto. Vorrei fare un ragionamento complicato ma non c'è il tempo per farlo. Se vince il sì bisogna fare la legge elettorale, se vince il no bisogna fare la legge elettorale. Quindi in ogni caso va fatta, il che vuol dire che non si vota prima del febbraio del 2018. Abbiamo tutto il tempo per trovare un candidato leader, un candidato premier. Avete accusato spesso il centrosinistra di essere contro, di essere unito contro Berlusconi. Voi non rischiate di essere uniti contro Renzi e basta? Beh, Renzi è il nemico da battere, nel senso che è il Presidente del Consiglio, quindi mi sembra corretto anche diciamo, da un punto di vista di gioco democratico delle parti. Noi siamo all'opposizione, abbiamo una forte opposizione, non siamo un'opposizione grillina che è un'altra cosa, siamo un'opposizione razionale e responsabile come lo siamo sempre stati. Centrodestra, da quali temi secondo lei? Da un cantiere del centro che deve rivendicare a sé il diritto di guidare il centrodestra. Questo cantiere è aperto, ci stiamo lavorando tutti, ovviamente questo centro, che è sempre stato maggioritario nel paese, deve collegarsi con la destra. Lo è già nelle regioni del nord, può diventarlo anche sul governo nazionale.